Quando guardo, come guardo e dove guardo. Sul set, per gli attori, è molto importante. Ce l'ho fatta. Nello scorso video ci siamo fatti un'idea di quando battere e di quando non battere gli occhi sul set. Devi mantenere il contatto visivo e lui non sbatteva le palpebre. Quindi sai che anche se non devi fare alcun incantesimo, è importante che gestisci il tuo blink. Non state finendo per niente. Ecco, se magari qualche attore o qualche attrice che lavora un po' più di me, quindi praticamente tutti, ci facesse un po' di attenzione, beh, sarebbe meglio. Oggi proviamo invece a capire qualcosa in più sulla direzione dello sguardo. Questo video è supportato da Artisti 7607. Sostengono gli artisti come te in un sacco di modi. Lascio il link al loro sito nella descrizione del video. Fai anche tu un incantesimo come il professor Snape. Iscriviti al canale! Quando si lavora per la macchina da presa, a volte non si sa bene dove guardare e questo può rappresentare un problema perché, come abbiamo detto qui, sullo schermo cinematografico, un occhio può arrivare anche a misurare 2 metri quadri. Di certo non devi guardare in camera a meno che non ti venga detto esplicitamente. Le ho ritagliate? Per le riprese. In questo caso i registi Elena Beatrice e Daniele Lince mi avevano chiesto esplicitamente di guardare in macchina. Capisci bene che quando l'attore guarda dentro alla macchina da presa sembra che si rivolga a te, spettatore. Non a caso qui su YouTube tutti noi guardiamo in camera perché se guardassimo altrove tu, spettatore, non ti sentiresti molto chiamato in causa ad ascoltare. No? A volte quando sei solo in scena la troupe ti mette un qualche riferimento, una persona, uno scotch colorato nel punto in cui vogliono che tu guardi. Se invece stai recitando un dialogo è molto più semplice perché ovviamente il tuo sguardo sarà rivolto verso il partner. Ma attenzione, nemmeno il dialogo è così semplice. Certo, guardo il partner, ma il partner avrà certamente 2 occhi. The Imperious Curse. Oh, yeah. Your father would know all about that. Salvo casi eccezionali, ovviamente. I'm sorry, I don't want to get off on the wrong foot. Look at the patch of the eye. Se il tuo partner avrà 2 occhi, e quindi nel 99,9% dei casi, devi fare molta attenzione a non passare a casaccio da un occhio a un altro. Prendi uno dei 2 occhi del tuo compagno di scena e fissa soltanto quello. Potrai cambiare occhio, ma solo quando lo decidi tu. È un po' come il battito di ciglia. Devi essere tu che decidi quando battere gli occhi, ma anche quando cambiare la direzione dello sguardo. Dipende da cosa vuoi comunicare. Se vuoi comunicare, per esempio, incredulità, potresti passare rapidamente da un occhio a un altro. Potresti decidere di manifestarla semplicemente osservando sbigottito uno solo degli occhi del compagno. Ma quale? Tendenzialmente si cerca di guardare l'occhio del partner che è più vicino alla macchina da presa. In questo modo avrai il volto un pochino più a favore dell'obiettivo. Può fare, può farissimo! È tardi, è tardi, è tardi! Hai ragione, Bianconiglio, è tardi. Per i prossimi video ci sono un sacco di proposte, tra cui la Cree che vorrebbe sapere come articolare bene le parole. E tu, cosa vorresti sapere? Scrivilo nei commenti. Verifica quello che ti ho raccontato oggi guardandoti qualche buon film. Quindi qualche film in cui non ci sia Christian. Vedrai che gli attori, quelli veri, quelli bravi, non direzionano lo sguardo a casaccio. Sarebbe stato bello anche così. Quindi qualche film in cui non ci sia Christian. Vedrai che gli attori, quelli veri, quelli capaci, non direzionano lo sguardo alla c***a. Così è più bello.